Cioè, ti voglio chiedere, guardandoti indietro all'inizio del campionato, non benedici, paradossalmente quello che vi è successo, nel senso che è andata tutto così male che ha in un certo senso resettato e ha riportato motivazioni che probabilmente in quel momento, dopo 4 scudetti consecutivi, sarebbe stato difficile trovare poi una squadra rinnovata. Invece, così male vi siete dovuti rimboccare le maniche e siete ripartiti a testa bassa. Ma Gianluca, te lo sai meglio di me. Tutte le cose non vengono per caso, perché noi siamo partiti quest'anno con 10-12 giocatori nuovi. I ragazzi hanno giocato una Supercoppa non facendo una bella partita, ma vincendo e portando a casa. Quindi a livello caratteriale la squadra c'era. Poi dopo ci sono stati infortuni, un po' di episodi sfavorevoli e dopo la squadra, quando ha trovato anche una buona condizione fisica, si è rimessa in carreggiata e soprattutto abbiamo ritrovato molto più ordine sia a livello ma a livello difensivo. E poi piano piano sono cresciuti, ma perché sono cresciuti anche singolarmente i ragazzi, i vecchietti, i cosiddetti vecchietti, sono ritornati a fare i vecchietti quelli giusti e quindi le cose sono cominciate ad andare bene.